Un saluto a tutti i nostri amici di Country Live. Io sono sempre in questa magica location che è il Country Road qui al Parco Lonzina, Torreglie di Padova, e sono con una bellissima ragazza finalmente qui con noi, Daria Vitalba. Daria, finalmente è un piacere averti qui con me. Bene, ciao, ciao Tiziana. Allora Daria, tu che sei una delle colonne portanti di questo bellissimo Honky Tonk, raccontami un po', perché comunque non c'è soltanto il Country Road, c'è anche il Parco Lonzina. Raccontami le differenze, come funziona? No, il Country Road praticamente è il locale, è il nome del locale, mentre il Parco Lonzina è l'ex zoo che c'era una volta. Abbiamo il parco con... lo stiamo come dire ripristinando con animali, con cavalli, pony, asinelli, abbiamo un po' di anche volatili, quaglie, faraone, bone, coniglietti, abbiamo dei maialini thailandesi, e adesso comunque tra un po' arriveranno anche altre cose, arriveranno i cavalli, perciò faremo maneggio e passeggiate a cavallo, scuola di equitazione e tutte queste cose. Allora, io so che però tu hai anche una serie di appuntamenti, non soltanto il Country Road a serale dove si fa il country, ma io ho letto insomma che ogni tanto date appuntamento il pomeriggio e non si fa soltanto vita all'aria aperta, ma si fanno anche balli di gruppo. Certo, sì, ogni tanto organizzo qualche festa o di domenica pomeriggio, perciò anche con i balli, insegno anche balli di gruppo e perciò con le mie ragazze, così ecco, facciamo un po' di baldoria, un po' di qualcosa che non è country anche. Ecco. Sono rimasta basita, anche cose non country qui al Country Road? Sì, faccio molta, nel senso con Igor facciamo lotte a fuoco e fiamme, però ogni tanto riesco a fare qualcos'altro. Ok, sì, no, la facciamo anche quello, sì, un po'. Perché tu nasci come maestra di balli di gruppo, di tutto, cioè dal liscio al latinoamericano eccetera? No, io ho iniziato... si può dire 16-17 anni fa ho iniziato con i balli di gruppo e sono andata avanti per ancora adesso, ma comunque dopo 3-4 anni ho iniziato a piacermi il country e ho iniziato a frequentare una scuola e poi subito dopo ho fatto il corso per insegnanti, esami vari tutto, e ho iniziato anche a fare questi corsi country. Diciamo, oltre ai balli di gruppo comunque qua facciamo anche altre serate che ci sono state richieste, tipo anche con il boogie, ho fatto anche quello l'anno scorso, ho fatto un corso, mi mancava, ho fatto anche un corso di boogie. E poi avremo qui a non a molto anche tango argentino, una serata con un tango argentino. Daria, mi stai dando delle informazioni che io proprio non conoscevo, perché pensavo che questo fosse un honky tonk proprio a tutti gli effetti. E aprire al tango argentino, aprire al boogie sono cose molto belle. Vorrei davvero vedere Igor che balla al boogie, non credo lo vedrò mai, però. Sì, è vero. No, diciamo che è questo locale è prettamente comunque country, però diamo la possibilità, io quando arrivano ospiti anche solo per qualche passeggiata al parco, così c'è sempre tutta la solita nenia che abbiamo due o tre piste da ballo, anche una giù al parco, di conseguenza abbiamo la possibilità di fare anche più di una serata o festa anche nello stesso giorno, una dentro, una fuori. Ecco, perciò cerchiamo di incrementare un po' anche con questo. Sì. Dovessero venire qui e dovessero seguire insomma tutte le iniziative che fate, dove vi trovano i vostri social? Su Facebook, perciò al Country Road Parco Lonzina, o sul sito ufficiale Parco Lonzina. Ringrazio davvero Daria Vitalba per la sua simpatia. È stato davvero difficile portarla, trascinarla davanti alle telecamere, ma siccome molte volte vi faccio vedere degli spezzoni che vengono da questo meraviglioso Honky Tonk, mi faceva piacere farvi vedere anche lei, perché lei è proprio una colonna portante. Cioè, voi arrivate la mattina, lei è qui, voi andate via la sera, lei è l'ultima che va via. Quindi, onore a Daria. Troppo buona. Ok, no, grazie a Tiziana, grazie, simpaticissima ragazza. Grazie.
Prego. Grazie, grazie a te. Grazie a Daria che ha fatto questo sforzo per me. E vi ricordo una piccola cosa che lei non ha detto: venite a provare la loro cucina, soprattutto chiedete della tagliata perché è una cosa fantastica. Non vi dico altro, provare per credere. Grazie, alla prossima, ciao.